Grazie. Allora, beh, faccio le presentazioni velocemente anch'io, poi un po' di cose le teniamo anche durante la presentazione. Io sono Riccardo Albertini, sono direttore creativo dello studio e qua a fianco a me c'è Filippo, direttore creativo a sua volta dello studio. Ci hanno chiamato i ragazzi di 16 Corto per fare due chiacchiere con il canale per partecipare a questa How to Build Your Portfolio. Ed eccoci qua, abbiamo preparato una piccola presentazione per condividervi un po' i nostri, diciamo, punti saldi per quanto riguarda il come strutturare un portfolio. Vi condivido lo schermo. Ottimo. Volevamo partire con la reel per due motivi. Numero uno, appunto, anche solo dare un'idea generale di chi siamo e di che cosa facciamo, per chi non ci conoscesse, più o meno inquadrare il mondo in cui operiamo. Quando sono entrato, nel canale Discord, ho visto che comunque c'è un buon mix di, 2D, ma anche tanto 3D e CGI. Noi ci posizioniamo molto di più sulla motion graphics e quindi universi colorati e da un certo punto di vista molto più semplici, però ci piace spingere molto con l'animazione frame by frame e quindi elevare, diciamo, i nostri progetti per appunto raccontare in ambito pubblicitario delle storie che sappiano colpire e lasciare il segno. E dopodiché volevamo anche partire con la reel perché la reel la consideriamo anche soprattutto nel nostro ambito, il portfolio per eccellenza, nel senso che quando abbiamo dovuto affrontare il nostro rebrand, tre sono state, sono stati i punti che ci hanno tenuti impegnati giorno e notte, ovvero la prima, il brand stesso, ma dopodiché ci sono state la reel e il sito internet che hanno viaggiato di pari passo. E visto che oggi parliamo di portfolio, ci sembrava giusto partire con questa. Chiediamo pure di andare alla slide successiva. Ok, perfetto. Queste sono le persone che compongono lo studio, come vi raccontavo brevemente prima, un creative director, due creative director, scusate, un creative generalist, un paio di animatori tradizionali, una brand manager, uno studio manager, un illustratore e un motion designer che si occupa specificatamente di lavorare in After Effects. Come vedete da questa bellissima GIF, andiamo spesso in giro, andiamo ai festival, partecipiamo come spettatori per ora. E facciamo un sacco di eventi insieme e fare un po' di team building che fa sempre bene. Un po' più avanti, grazie. Ok, ed eccoci al nocciolo del nostro talk. Quindi, how to build a portfolio. Portfolio è parte molto importante e integrante di tutti noi. È un po' il nostro punto di riferimento per tutto. E ovviamente è una cosa che deve avere grande occhio di riguardo da parte di ogni professionista che si rispetti. Quindi eccoci qua a raccontarvi un po' di dritte da parte nostra. Ok, stavamo guardando anche la chat per vedere se qualcuno diceva qualcosa. Se volete fare delle domande, intervenire durante il nostro talk, scrivete pure in chat, va benissimo così. Tra l'altro, piccolo spoiler, il signor Lidl sta usando un drop che abbiamo fatto noi con Discord.
animazione che abbiamo fatto noi qualche mese fa per SpongeBob. E tra l'altro, colgo anche l'occasione perché appena entrato in chat abbiamo dato un'occhiata appunto al pubblico e colui che ha il logo della Lidl è quello che c'è balzato all'occhio, abbiamo detto mito, mito assoluto. Tanta roba. Quindi congratulazioni, complimenti. Eccolo lì. Perfetto. Bene. Andiamo avanti con la prossima slide, così vediamo un po' quello che c'è da dire. Allora, sentitevi liberi di intervenire, noi diamo un'occhiata alla chat e rispondiamo quando possiamo, insomma. Dunque, che cos'è il portfolio e a cosa serve? Vabbè, lo sappiamo benissimo. È la nostra vetrina, è il punto di riferimento per qualsiasi illustratore, graphic designer, modellatore 3D o quant'altro. Ok? E ha lo scopo di dimostrare che cosa sia in grado di vendere con le proprie skill. Quindi è il nostro biglietto da visita se vogliamo andare a lavorare in un posto specifico, se vogliamo vendere i nostri servizi come freelancer. E veramente deve funzionare molto bene, deve essere molto rappresentativo di quello che facciamo, di quello che ci piace fare e di quello che idealmente è il nostro stile, ma dopo parleremo anche di questo. Quindi a seguire un po' di regole che ci sono venute in mente, non sono per forza scolpite nella pietra, non sono per forza la verità in cielo, non è niente di. Sono solo dei pensieri, no? Che si hanno quando si guarda il proprio portfolio o quando si guarda anche quello degli altri. A noi è capitato di vederne molti, perché ci hanno scritto diverse persone per lavorare con noi e abbiamo avuto modo di fare portfolio review di qualsiasi tipo di freelancer, da quello incredibile con 10 anni di esperienza, a quello alle primissime armi, allo studente appena uscito da scuola, a studenti ancora a scuola addirittura che vogliono già portarsi avanti, un po' di tutto. Quindi un po' di cose le abbiamo viste, ci siamo fatti un po' l'occhio, abbiamo fatto un po' di esperienza. Quindi vi riportiamo un po' di pensieri generali su questa cosa. Esatto. Prego la prossima slide, grazie. Tanto Gabriele sta scrivendo, forse ha una domanda. Gabriele, aspettiamo un secondo di vedere cosa dice. No, si è spaventato. L'ha fatto smettere. Vai, Vabbè, sì, vuoi vai, scrivere tu? questa la Vai. prendo io. Allora, meno è meglio. Probabilmente ve lo sarete sentiti dire in molte situazioni, ma è la verità. Faccio anche una distinzione, onestamente, tra chi di voi ambisce a lavorare proprio nel mondo del design, dove questa regola secondo me è mandatoria, categorica, mentre un mondo magari della CGI tende invece ad avere dei portfolio un po' più ricchi. In ogni caso, meno è meglio una regola che si applica in due circostanze. Una proprio in quello che mostrate, nel senso che non si spulcia assolutamente un portfolio dall'inizio alla fine. Il tempo è limitato, soprattutto se magari in questo momento è una candidatura aperta da poco, fidatevi che sono arrivati tantissimi candidati e quindi quello che si guarda di solito sono i primi lavori. Se fate un portfolio dove tutto ha la stessa importanza, ma soprattutto gli elementi che avete messo sono tantissimi, rischiate che il vostro miglior lavoro non venga visualizzato, rischiate che non venga valutato e quindi perdete un'occasione sostanzialmente. In più, meno è meglio, ma lo vediamo anche in altre regole successive, perché a volte proprio selezionare alcuni progetti fa davvero capire dove volete andare. Nel senso che se ho iniziato magari facendo un lavoro di motion e poi ho fatto anche un po' di 3D, poi ho fatto l'illustrazione, bisogna far capire a chi avete davanti il perché vi state candidando e dove volete andare a parare. Quindi avere un portfolio generalista, a meno che proprio non puntiate a essere quello, può essere meno efficace di un portfolio un po' più verticale su quello che veramente volete ottenere. Significa che devo avere 30 portfolio per 30 attività diverse? No. Significa che probabilmente bisogna scegliere con attenzione quali secondo voi sono i migliori vostri lavori e quali in questo caso possono farvi brillare agli occhi di chi vi sta guardando. Perfetto, non potevi dire meglio. Sì, anche io sono un fan, effettivamente, sono un fan perché l'ho scritta io questa cosa, tra l'altro. Ma effettivamente meno è meglio perché a colpo d'occhio si fa un'idea molto chiara della direzione che ha preso questa persona per la sua carriera. Abbiamo visto portfolio ricolmi di cose, col difetto che magari poi si trovano anche cose veramente troppo variegate, no? Perché, per carità, qualcuno può avere il suo stile.
Poi magari i lavori più vecchi sono rimasti, quelli prima addirittura di cominciare la carriera freelancer sono rimasti nel E ti portfolio. fanno anche venire il dubbio a un certo punto, Sì. Però perché tu dici, figata quello, però. se vai a guardare ci sono cose più brutte, come mai? Cioè, Esatto. uno se le fa delle È domande. giusto vedere lo storico, però ad un certo punto è giusto anche iniziare a lasciare andare. Spoiler. Esatto, esattamente. Ok. Va bene, Gabriele, perfetto. Andiamo avanti con la prossima slide. Aspetta, c'è Ah, una scusa. domanda. Per generalist, come si fa? Tipo lasciare il migliore di ogni settore. Allora, facevi una domanda, che tipo di generalist? Parliamo di solo CGI e quindi uno che fa rig, animazione, environment e tutto quanto? Parliamo di un generalista di motion che sia anima, sia si fa le illustrazioni e può aiutare come domanda. CGI. Ok, allora, anche lì in ogni caso c'è da dire che un portfolio, secondo me, che mostra tante piccole cose, magari veramente di poco impatto, non è utile per far capire che siete dei generalisti. Una scena fatta bene, dove avete sia illuminato che modellato e c'è scritto che avete fatto tutto voi, è comunque una qualità superiore a magari sette piccole cose dove ho rigato non so, una bottiglia che il cui tappo si apre e onestamente viene forse già data per scontata nel momento in cui dite che quella scena l'avete rigata e animata, anche se non fate vedere il rig di quella cosa. Ma Sparo. molto banalmente, chi sta guardando il vostro portfolio, tendenzialmente lavori grossi e fighi sono sempre meno di quelli medi o poco interessanti, no? E quelli meno interessanti tendono a prevalere perché sono di più, no? Quindi anche per questo meno è meglio. Prendete solo i lavori veramente fighi, prendete quelli per cui la gente effettivamente guardandoli dice: cazzo, questo qua sa fare queste cose, ok? La lattina di Coca-Cola che gira. Basta, si è visto un miliardo di volte, prendete qualcosa di molto più impattante, no? E questo qua è un esempio, veramente un po' più pratico. E c'è un'ottima domanda sul fatto che lasciare un ArtStation, giustamente, i vostri lavori rimangono ed è uno storico, un po' come Instagram, se Come vogliamo. Instagram è uguale. Quello, da quel punto di vista lì, no, non ci si aspetta che voi andiate ad eliminare di volta in volta tutto quello che rimane indietro, perché quello invece ti dà proprio lo storico di una persona. Anzi, a noi piace ogni tanto vedere una persona come è partita e come il suo stile è evoluto, ma il portfolio non è una piattaforma storica. Infatti quello lo delegherei ai social perché come anche noi abbiamo nei social, se si va indietro, dei progetti molto vecchi, addirittura abbiamo delle foto di vecchi studi che avevamo all'inizio, quindi cose che non c'entrano niente, nel portfolio abbiamo fatto una selezione, anzi probabilmente a breve rifaremo una selezione per snellirlo leggermente, tanto per farvi capire. Ma se uno si vuole invasare dei nostri progetti, va su Instagram, ci passa un'ora, se li guarda tutti, si stufa, ma non è una cosa da tutti, insomma. E siccome si parla al grande pubblico, il tempo che un recruiter ha per voi è sempre pochissimo. Voi dovete valutare questo. Il tempo che una persona ha per voi è sempre molto poco. Questa forse, ecco, un'altra regola che forse avrei potuto inserire nella presentazione è proprio questa. C'è poco tempo in generale. E una figura come, non so, me, al quale arrivano 5-6 mail alla settimana di potenziali freelancer che vorrebbero lavorare con noi, va a cliccare 5 link per cercare la reel. Diventa complicato. Mettete già il link della reel. Bisogna essere un po' furbetti, no? Mettete già il link email, così se vuole vedersi la reel. Ok. Tempo, in generale. Andiamo pure avanti. Tutto tuo. Ok. Allora, Jack of all trades. Non so se sapete che cos'è il Jack of all trades. È la persona che sa fare tutto, qualsiasi cosa. Quindi qua, Jack of all trades, come dice poi la frase fatta in realtà, Jack of all trades and master of the known, cioè incapace poi di fare veramente bene, masterizzare tutto, cioè non riesce a essere bravo in qualcosa di specifico perché sa fare un po' tutto, ma in maniera un po' così, ok? Però ci può essere anche chi è molto bravo a fare tutto o chi sceglie uno stile specifico o una tecnica specifica e porta avanti quella. Tantissimi profili Instagram fanno i numeri grazie a ripetizione dello stesso concetto, ok? Pubblicato una volta, due volte, tre volte in salse diverse. Perché questa persona ha trovato
la sua chiave, ok, quello che gli piace fare, visto quello che piace, lo replica, lo ripete e funziona molto bene. Frame è una scelta, ok? E cosa fare? Qua è un po', è veramente una scelta personale, secondo me, nel senso che si può scegliere se fare l'artista, cioè quello che si crea un suo stile, ok? Viene contattato in quanto artista con quello stile specifico, non lo so, faccio un esempio. Da design, un ragazzo italiano che fa solo illustrazione al Keith Haring, non so se conoscete l'illustratore famoso di New York, solo illustrazione al Keith Haring, nero su bianco, ok? E ci riempie pareti di stadi, ci riempie pareti di edifici, fa delle cose molto carine. Però lui fa solo quello, ok? Ha i numeri su Instagram. Viene chiamato per quello, ma viene chiamato solo per quello. Poi sicuramente farà altri progetti. Ma lui ha improntato tutta la sua comunicazione in quella direzione lì, cioè faccio gli omini nero su bianco, ok? E riempio i muri, ok? C'è chi è un po' più poliedrico, chi ha più voglia di sperimentare, di fare altre cose. Non è un problema. L'importante, secondo me, se si è così, di essere molto specifici all'interno del portfolio, spiegando quello che si è fatto. Lavoro per lavoro, cioè se in un progetto vero del 3D tu che cosa hai fatto? Hai fatto la texture dell'etichetta perché sei un illustratore o hai anche modellato? Allora specificarlo, no? Se tu in questo portfolio dove hai del 3D hai anche delle illustrazioni fatte ad acquerello, con cosa le hai fatte? Come le hai fatte? Le hai fatte tu o delle hanno passate? Se c'è un'animazione motion graphics, chi l'ha fatta l'animazione? Sai usare anche After Effects? No, bisogna un po' essere specifici perché. Perché una persona che arriva dovete sempre considerare che arriva, intanto ha poco tempo, sempre questa regola del poco tempo. Due, non sa chi siete. A, ha malapena letto la mail, sa che siete un illustratore, ok? Ma non è andato in fondo a leggere che c'è scritto che fate anche 3D, ok? Anche qui, less is more, la descrizione nella mail è un po' più compatta, no? Dite, io faccio questo, quello e quell'altro. Possiamo lavorare insieme? Sì, no. Okay. Bisogna essere sintetici, perché la gente ha poco tempo. E quindi anche nel portfolio, quando la persona atterra sul vostro portfolio, deve poter capire subito chi siete, cosa fate e quello che per ogni progetto avete fatto, specialmente appunto se siete dei jack of all trades, quindi se fate, se sapete fare tante cose diverse. Negli anni, mi viene da dire, io personalmente mi sono reso conto che scegliere qualcosa di specifico e portarlo avanti è forse il modo migliore per affinare le tecniche, no? Una tecnica specifica, magari, o un filone, no? Però questo funziona per me. Okay. Ci sono tantissimi modi diversi di fare la vita del freelancer. Si può scegliere, ok? Un attimo che leggo la domanda. Allora, L'hai letta? sì, l'ho già Gabriele. letta io e penso di averla capita. La domanda di Gabriele è, ma in un social come ad esempio ArtStation, dove i miei lavori iniziali rimangono, faccio un bel impatto all'inizio e poi vedi i miei lavori precedenti. Faccio una bella figura con anche i miei lavori precedenti per quello che avete detto voi prima? Allora, la risposta è, i tuoi lavori precedenti, se come immagino, come i nostri stessi, sono di una qualità inferiore, rimarranno di una qualità inferiore rispetto ai nuovi, rispetto ai più belli e tutto. Noi non è che apprezziamo anche quelli vecchi perché quelli nuovi sono figli, ma è un po' più tricky. Grazie anche a quelli vecchi riusciamo a calcolare, a vedere con piacere la crescita di una persona. Quindi se diciamo, un progetto è agli inizi, rimarrà un progetto degli inizi, non è che lo vedrai con occhi diversi. Dopo, perché hai visto che la persona è migliorata, lo vedrai ancora come un progetto di dove si erano esperti, dove si sono fatti tanti errori e tutto, ma quello ci sta, nessuno è nato bravo, nessuno è nato imparato, diciamo noi, ed è parte del gioco. Quindi sì, vedere da dove si è partiti comunque aiuta, ma non ad ottenere un nuovo lavoro, ma semplicemente a far capire anche il progresso di una persona. È comunque importante, ecco. O se non altro, non vi stiamo consigliando di nascondere tutto ciò che avete fatto sotto il tappeto, perché altrimenti non pubblichereste mai niente, ma poi ci arriviamo. Piuttosto invece, lasciatelo, e invece quando si tratta di fare un portfolio, ovvero il proprio portfolio, abbiate il coraggio di selezionare, di appunto non fare di tutto
il vostro progetto principale, bensì spingere su ciò che secondo voi veramente può impattare. Esatto. Perfettamente d'accordo. Anche gli studi grossi, quelli più fichi, tolgono i vecchi progetti, fanno una selecta, scelgono i migliori e li lasciano i più recenti, soprattutto i più recenti, scelgono e li mettono online. Chiaro che gli studi grossi hanno il lusso di poter scegliere quali tra i lavori fatti di recente pubblicare, nel senso che non solo lasciano, scartano i progetti più vecchi, ma scartano anche quelli nuovi meno interessanti, perché ne hanno di più fighi, ok? Quando si parla di portfolio, si parla solamente di video o anche di siti web, PDF, eccetera, eccetera. PDF in questa conversazione non ci deve essere, proprio non si deve neanche vedere. Dopo spiego perché, comunque. Per portfolio si intende tutto, si intende il sito internet, si intende Il PDF. il PDF, si intende il CD-ROM con dentro le vostre immagini, con anche le foto della comunione, si intende i social, quello che pubblicate sui social. ArtStation è un grande portfolio per chi fa il vostro genere di lavoro, specificatamente CGI e concept art. Poi vabbè, c'è tutta una serie di altri artisti su ArtStation. Quindi tutto, tutto quello che vi riguarda, il vostro pacchetto, il vostro brand. Un po' Sì, esagerato, un po' esagerato, no, però secondo infatti. me funziona. Cioè, voi siete qua, qua, qua e qua, ok? È chiaro che se comincio a vedere i vostri lavori su OnlyFans, due domande me le faccio. Molto bello, molto bello. Io lo farei. Sarebbe un portfolio molto originale. Simpatico. Sì. Vediamo un attimo cosa dicono. Mi ricollego a quest'ultima domanda. Durante una portfolio review, come per esempio sarà l'Apix, com'è meglio portare il proprio portfolio? Mostrare un portfolio di DS sarebbe poco professionale? O è meglio mostrare qualcosa di one page da poter scorrere? No, io non trovo che non sia poco professionale mostrare DS. Diciamo che si è cominciato a considerare queste cose gratuite un po' meno non professionali, soprattutto in questi ultimi, non so, 5-6 anni. Tipo, se uno mi scrive con la mia Gmail, oggigiorno ci sta anche, ok? Non mi Ci sta. disturba troppo, non mi disturba. Una volta era un po' strano, adesso non è un problema. Quindi anche usare DS non importa. Quello che conta, ragazzi, è il contenuto, ok? Tantissimo. Non è anche la presentazione, ma quella, se ve la fa la piattaforma che state utilizzando, tipo VS, che vi consente di fare le griglie, di embeddare i video, di fare quelle cose fatte bene, carine, siete a posto. Chiaro che il VS deve essere curato, ok? Noi facciamo dei VS abbastanza elaborati, ci mettiamo dentro tante cose, ore di lavoro per un singolo progetto, per dire, anche quello fa parte della presentazione. Per aver risposto alla domanda. Vedo che. Ok, grazie mille. Andiamo avanti con la prossima slide, grazie. Signor Fantasmino. Allora, behind the scenes. Vabbè, chiaramente questo è legato un po' al discorso di quello che sapete fare e anche quello che avete fatto per il singolo progetto. Se per la lattina della Coca-Cola che avete animato avete fatto la modellazione, avete fatto la texture, avete fatto il lighting, i materiali, l'animazione stessa, il rendering, il compositing in After Effects, queste cose, intanto è bello farle vedere scomposte, ok, fase per fase, livello per livello, con un piccolo behind the scenes, ok? Non è una cosa troppo impegnativa, si fa, poi dipende sempre dal progetto, però su cose piccole da singolo freelancer, una cosa che non so, in un'ora magari riesci a ritrovarti un behind the scenes carino, fatto bene, interessante, può essere un montaggio, possono essere dei screenshot di voi che state lavorando al modello, ok? Può essere un timelapse di voi che lavorate al modello 3D, ok? Ci sono tanti modi per fare questa cosa. Procreate ve lo fa fare in maniera automatica, disegnate e lui automaticamente poi vi crea la registrazione di quello che avete disegnato in maniera molto simpatica, sembra bello da vedere, è una cosa in più che potete aggiungere. E questo è interessante, uno, perché fa vedere quello che fate e come lo fate, due, dimostrate che capite i vostri follower o il potenziale recruiter che vi sta guardando, che è una persona intelligente e ha voglia di trovare una persona competente, brava, e in queste cose vede gradino in più, ok? Viene apprezzata molto questa cosa. Io personalmente la trovo sempre molto, molto bella, perché mi dà l'idea di una persona che, sì, dai, prendo i miei lavori, li butto su, ecco, quindi no.
deve essere un po' di, cioè, pensare un po' al pacchetto, no? Che cosa hai fatto per arrivare a questo progetto? Non è necessario fare di tutti i progetti, si può farlo di alcuni, magari quelli più interessanti, quelli dove tecnicamente si è spinto un po' di più. Vediamo se hai qualche domanda. Vuoi aggiungere qualcosa? No, in realtà più o meno c'era tutto. Bene. No, no, il più o meno era un modo di dire. Un recruiter C'era come tutto. comprende il processo creativo? Un recruiter tendenzialmente è una figura che ha lavorato nel settore, tendenzialmente. È una figura che sa che cosa vuol dire fare le cose. Non è sempre questo il caso. A volte danno da fare recruiting a persone che sono dei colletti bianchi, che non sanno neanche cosa vuol dire aprire Photoshop. Altre volte, molto spesso mi viene da dire, sono persone che tecnicamente sanno cosa vuol dire fare determinate cose, che loro stesse magari avevano le mani in pasta. È giusto così. È meglio che sia una persona che sa che cosa vuol dire, perché quando vede un lavoro ne comprende il valore. Quando vede un behind the scenes ne comprende ancora di più il valore e capisce che lavoro è stato fatto dietro, no? Aggiungo anche una cosa, scusate, intendevo come si può mostrare efficacemente al recruiter il proprio processo creativo, grazie. Dipende dal tool che si usa, secondo me, cioè dal tipo di tecnica. Nel senso, se fate 3D, fate vedere che avete modellato. Se fate illustrazione, magari mostrate degli sketch, no? I primi sketch, de delle reference. È interessante far vedere anche le reference. Non vi dovete vergognare a farle vedere, le usiamo tutti, le usiamo anche noi, non c'è nessun problema. Vai, vai. Guarda, dico solo due cose, perché questa è una prima domanda, anche perché io ho studiato CGI e quindi ho ricevuto a mia volta tanti consigli sulla come creare un portfolio poco prima di lasciare la scuola e devo ammettere che questi consigli a volte cozzano tra di loro in base al settore in cui ci si muove. Nel senso che a me hanno sempre detto, ad esempio, nelle reel, ragazzi, mai mettere la musica, mai fare un montaggio. Una reel, parlando di CGI soprattutto, ma lo sapete, probabilmente lo saprete voi meglio di me, si parte con primo shot, semplice, pulito, muto, con sottoscritto che cosa ho fatto, il mio ruolo e così. Primo shot, secondo shot, terzo shot. Se invece si parla a un motion designer, a uno studio più come il nostro, ad esempio, una reel montata con suoni, montaggio, coreografie di A scene, ritmo con la musica, con un esatto, brano figo, è montata bene. un plus incredibile. Sì. Quindi, anche da questo punto di vista qua, un recruiter, che cosa guarda? Dipende da chi è questo recruiter. Se lo studio verge molto di più sul motion design, sul branding, sull'animazione magari di uno studio, potrebbe essere che un po' di creatività vi viene incontro anche nel colpire il recruiter stesso, perché magari denota il vostro gusto nel fare determinate scelte. Se invece state andando alla, non lo so, dico The Line, piuttosto che state puntando ad entrare da Fortiche, lì probabilmente è vero che un recruiter preferisce un tipo di reel o un tipo di portfolio molto più sterile, molto più veloce anche da consultare. Primo lavoro, impatto importante, mi colpisce, vado avanti, altrimenti ti scartano. Questo è quello che mi è sempre stato detto. Noi abbiamo un tipo di selezione completamente diversa. E vi dico una cosa sul montaggio proprio dei behind the scene per colpire un recruiter. Secondo me Instagram in questo momento è forse la vostra reference più importante, nel senso che noi vediamo fiorire ogni giorno su Instagram migliaia di idee sul come mostrare in maniera veloce il processo che sta dietro a un progetto. Forse ultimamente addirittura il processo è più importante addirittura della finalità stessa, perché i Sì. social ci stanno abituando a questo. Quindi quello che ha detto Ricky prima è completamente vero. Timelapse, sketch iniziali, before and after. Quello che consiglio io, proprio per anche la soglia di attenzione che i social ci stanno abituando adesso, è di essere concisi. Quello che mi butta fuori Procreate, che è il vostro timelapse del disegno, timer e mappatelo, comunque accorciatelo in 4 secondi al posto di far vedere 15 secondi, perché in 15 secondi avete già perso tutti. Ecco, questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Ricordatevi, un'altra regola, comunque se ne parla più o meno in ogni slide, buon gusto. Questo qua ce lo si ha dalla nascita, un po' lo si fa nel tempo. In alcuni casi, devo dire, purtroppo, alcune persone fanno fatica a vederlo, un po' come essere intonati, un
migliorare l'intonazione, o persone che proprio sono stonate come una campana e non riescono. Penso che sia una cosa molto simile. Purtroppo non si riesce a volte a instillare il buon gusto nella mente di una persona. Avanti, la prossima slide. Grazie. Il libro non si giudica dalla copertina, forse. Purtroppo sì, è importante anche questa cosa. Se avete un portfolio, soprattutto se siete lato graphic design, ok? Lato design un po' più il nostro versante, mi verrebbe da dire, è bello vedere quando uno ha un portfolio fatto bene. Un portfolio figo, un portfolio ben ordinato, con un layout ben studiato. Capisco che non sia fondamentale, ma tante volte ho visto il template standard di WordPress utilizzato, okay, per pubblicare il portfolio in una maniera orrenda. Magari lavori bellissimi, ma l'impaginazione è brutta, poco interessante, poco accattivante, scritto niente sotto, spiegato niente. È un po' un peccato, no? Perché si perde, si domanda, no? Ci si domanda come mai le tavole sono così belle, ma l'impaginato è così brutto. Forse le hanno fatto il sito, forse le ha preparato qualcun altro, vabbè, può essere, però io personalmente sul mio sito vorrei vedere delle cose belle. Queste cose belle non sono solo i video, ma anche il layout, il modo in cui i testi sono scritti, le griglie di thumbnail, cioè tutte cose che contribuiscono a rendere il vostro portfolio più interessante. È più incisivo anche, quindi io vado a vedere queste cose di voi. Okay? Tenendo conto che richiede tempo questa cosa, veramente impegnativo, però fa parte un po' del lavoro di tenere bene il portfolio. Sono molto convinto che se vi chiedessimo quali sono i vostri miti, quelli che sui social, su ArtStation, su Instagram seguite, e iniziassimo ad aprire, ognuno di loro a modo loro ha trovato un modo bello per impaginare e per mostrare i propri artwork. Dipende se appunto è motion graphics, magari è un box con gli angoli arrotondati, è ArtStation, sono una sfilza di tre render. Tutti con lo stesso sfondo, tutti con la stessa illuminazione, una cosa che non ti fa dire è una cozzaglia di cose messe lì, ma c'è anche lì un fil rouge, una coerenza che a colpo d'occhio ti fa dire carino, bello, cioè, Esatto. presentato bene. Di solito è una cosa che fa molto anche all'occhio di chi ti sta giudicando, soprattutto se andate a una portfolio review da live, dove possono anche farvi una domanda in più, magari. Dico una cosa, questo impegno nel creare il layout, nel creare il sito, fa capire che chi l'ha fatto intende investire nella sua carriera. Banalmente. Se uno butta le robe su WordPress così, alla buona. Vabbè, questo non ha tanta voglia di fare l'animatore, cioè è bravino, però non mi sembra tanto convinto. Non ha già nel portfolio il template, è un template base. Invece, guarda questo qua, cioè lui è bravo, sono più o meno equivalenti, però lui ha fatto un lavorone, lo aggiorna sempre, si vede che ci tiene. Perché? Perché vuole E spaccare. mi hai fatto venire in mente una cosa, ho degli amici che fanno appunto gli animatori 3D e ad esempio anche una buona differenza, ma te lo dicono anche loro, e chi segue su YouTube un paio di influencer lo saprà benissimo, anche solo non lasciare un play blast, perché gli animatori poveretti lavorano sempre di play blast e sono brutti come la fame, anche solo non lasciare un play blast grigio, ma spendere 2 orette per renderizzare un Ok, se non ci riuscite, continuate a impegnarvi e cominciate a ripubblicare le prime cose che poi lentamente miglioreranno. troverete. Ok, allora volevo riprendere, scusatemi un secondo solo prima di andare alla slide successiva, dove comunque vi posso già annunciare che eravamo verso la fine delle slide. Annina ci diceva, cioè, tipo, divido il mio portfolio in progetti invece che in reel, animazioni, illustrazioni. In ogni progetto ho lo storyboard della storia in questione con i suoi character, l'animatic. Spero si sia capito. Ok, allora, se ho capito bene, è un po' quello che invece facciamo come studio, ma anche spesso come proprio nel mondo della motion è molto più tipico un progetto, un portfolio diviso in questa maniera. Quindi hai, che ne so, progetto 1 per la Sparo Barilla, e in Barilla faccio vedere prima lo storyboard che ho fatto, poi dallo storyboard le tavole che ho fatto, le illustrazioni e infine le animazioni.
piuttosto che invece dividerlo in faccio illustrazione, faccio storyboard e qua puoi trovare tutto quanto. Credo che questa fosse la domanda di Annina. Esattamente, ok, perfetto. Allora, nel nostro settore, quindi parlo di motion graphics, assolutamente sì. Tendiamo molto di più proprio a valutare il singolo progetto, anche perché posso dire una cosa, spesso la qualità del progetto in generale va a impattare molto di più sulle singole fasi. Voglio dire, se il progetto nel totale è fighissimo, si esalta molto di più lo storyboard che hai fatto per quello, le tavole, magari le tavole non erano bellissime, ma lo storyboard un po' meglio, però nel complesso il progetto è stato animato da Dio, ci fai un figurone. Se invece magari metti solo gli storyboard, fatico a collegare che cosa hai fatto, dipende lì se ti vuoi vendere solo come storyboard artist, però da quello che mi descrivi, dal portfolio che hai, no, vuoi venderti molto di più come una generalista e allora dividimelo per progetti, così che io posso vedere il passaggio, perché magari vedo tutti gli storyboard di 4 anni fa e un anno fa e non capisco. Se invece vedo in sequenza i progetti, quindi il progetto del 2020, il progetto del 22 e quello del 24, intanto quello del 24 mi aspetto che sia il più bello, quindi mi guardo prima quello e vedo che cavolo di quello ci si è fatta, lo storyboard, ci si è fatta le tavole, l'animazione, è uscita una figata. Mentre invece di là rischi di A, non farmi capire cosa vuoi, che parte vuoi avere nella nostra produzione potenzialmente, e B, che appunto lavori vecchi e magari non così consistenti, danneggino quelli più nuovi. Quindi in questo caso io assolutamente lo dividerei. Se così non fosse, se c'è bisogno invece di dividerli per storyboard e tutto, io forse opterei per un doppio portfolio. O comunque mi viene da dire, nel mondo della CGI si è molto più verticali. Quindi il generalista gli consiglierei di dividerlo per progetti, dove fa vedere che ha fatto il generalista. Lo storico si è fatto le tavole, ha modellato, ha animato, ha fatto le light setup, e via dicendo. Invece, quello verticale, il modellatore, l'animatore, non dovrebbe avere questo genere di problemi. Se anche lì, si è occupato anche di farsi lo storyboard o l'animatic, o come si può chiamare in altro modo, beh, teniamo così, anche lì lo divida per progetto. Quindi ho lavorato per ultimo a Dragon Trainer, di cui ho anche fatto lo storyboard. Bene, prima mi metti Dragon Trainer come progetto. E io capisco che sei principalmente un animatore e cavolo, ogni tanto ti occupi anche di storyboard, mi verrebbe da dire. E poi la mail ce la potete tranquillamente, cioè nelle mail, nelle parti testuali potete esplicitare cosa volete portare alla luce degli occhi di chi vi sta reclutando. Ecco. E allora, Filippo Martinelli, mandato il CV e l'email ai vostri riferimenti. Se anche solo mi rispondete per capire se va bene, andrebbe utile. Va bene, mi prendo io personalmente questa responsabilità. Quindi, Edoardo, daremo un'occhiata e arriverà un feedback. Poi, per la presentazione, portiamo una chiavetta USB o il PC, o si presenta in qualche altro modo? Allora, credo che questa sia una domanda per i ragazzi, però se dovessi. Esatto. Però posso dire io una cosa. La USB è quella che Ricky prima diceva essere un grandissimo autogol in un momento di recruiting, cioè mai fare affidamento sugli altri. Portatevi magari anche una chiavetta, ma voi arrivate col vostro dispositivo, PC, iPad, tablet. Così che arrivate e tutti i minuti che avete a vostra disposizione cioè, me lo date in mano e io inizio a scorrere. Cioè, se è il sito internet che sia già carico, se è il vostro computer e avete un sito internet e magari all'Apex internet non vi fidate, vi fate da hotspot, arrivate lì pronti. Così che vi sedete, stringete la mano, mi aprite davanti e io inizio a vedere subito. Quei 4 minuti, 5 minuti di tempi d'attesa e problematiche impattano tantissimo. Anche solo perché magari, ve lo sparo, una persona si potrebbe seccare, del tipo, intanto non vi considera pronti. E poi, magari, chi lo sa, avete un portfolio che poi recupera, ma siete comunque partiti male. Beh, non è per fare il cattivo che avete USB, o anzi, ve la prendete, ma solo per essere pronti ancora di più se qualcosa non dovesse andare. Di per sé avete il vostro PC, il vostro iPad, con le cose pronte sul sito, internet che pompa
manetta e addirittura magari mi salvo una versione, non lo so, delle foto sulla gallery, così che chiedete scusa perché quel giorno lì tutto sta andando storto, ma voi siete pronti, mi date qualcosa che io inizio subito a sfogliare e comunque ha un senso di lettura, ecco. Vuoto. Scusate, io chiedo scusa se sto andando ancora con le domande, ma tanto penso che la slide successiva fosse veramente la chiusura, quindi ci fermiamo qua un attimino di più. Esatto. Sei nuovi progetti, se nei nuovi progetti fossero più semplici, ma comunque studiati e fatti bene, consiglieresti comunque di metterli per avere qualcosa di più recente, oppure di aspettare di avere qualcosa di più impattante, ma magari avere l'ultimo progetto che è, ad esempio, di 6 mesi fa? Allora, qua gioco la carta dell'autocritica, sarai tu a dover prendere questa decisione. La risposta che ti do io, può essere giusta e sbagliata allo stesso tempo. A me viene da dire che no, un progetto nuovo, se più semplice, ma comunque fatto con un gusto che sicuramente è migliorato in questi 6 mesi, può giocare a tuo favore. Ora, non so se parliamo di 2D o 3D, la CGI è ovvio che nella CGI è sempre un più è grosso, più il macchinone è complesso e più si fa scena, è vero. Però non pensate, cioè, anche una piccola scena curata, fatta bene, ok? Fa comunque capire che avete gusto, fa comunque capire che, e se il vostro miglior progetto è il secondo, fidatevi che al secondo ci si arriva. Se il primo non solo è piccolo, ma è anche peggiore, allora a quel punto lì è diverso. Guardate che piccolo non vuol dire peggiore, e grande non vuol dire migliore. Cioè, tante volte noi assumiamo gente che, o comunque, collaboriamo con gente che fa cose piccole, ma fatte bene, curate in tutti i suoi dettagli, piuttosto che una persona che prova a fare di tutto e, come diceva prima Riti, non viene. Non è bravo in nessuna, non eccelle in nessuna, magari è bravo, ma non eccelle in nessuna, e quindi tende ad abbassare il livello della qualità generale. Quindi io ti consiglierei di metterlo. Se hai fatto un bel progettino, più piccolo, ma comunque bello, che senti che è frutto di un miglioramento, io lo metterei, onestamente. Poi, Edoardo mi ringrazia, perfetto, sugo, figurati anzi, cioè, non volevo essere lapidario, è solo per dire no, venite assolutamente con un dispositivo, perché è quello che serve, secondo me, soprattutto nei recruitment dal vivo. E anche Vuoto mi ringrazia. Perfetto. Allora, nell'attesa di nuove domande, se ce ne sono, la slide che vediamo davanti è la conclusione all'incirca di questo talk, nel senso che i consigli che volevamo darvi erano questi e sono conclusi. Qua vi abbiamo lasciato i nostri contatti, sito internet, che comunque è un portfolio a tutti gli effetti. Sono io, Rocket Panda, la persona che si occupa della cura del portfolio, quindi del sito internet, dei social, insieme alla nostra brand manager, e anche di Behance. Quindi, se volete dare un'occhiata, soprattutto per chi magari si rifà al mondo della motion graphics, non pensate che servano siti internet costosissimi. Come potete vedere già là dietro, a volte quattro immagini fatte bene. Basta una pagina bianca e una disposizione in griglia che ad oggi tutti i software moderni, come diceva prima Ricky, Canva, Wix, Behance Portfolio, Behance stesso, ti forniscono. Anzi, vi dirò di più: se il lavoro è bello, se il lavoro è colorato, se il lavoro è interessante e riuscite a creare una pattern un po' come quella che prima Edoardo ha condiviso del modellatore, fidatevi che il vostro lavoro, nella semplicità di un portfolio, solo che spiccare. Se invece c'è tanta roba, sono confusi, sconnessi tra di loro, è lì che le cose iniziano a cozzare nel vero senso della parola, non stare bene l'una vicino all'altra. Ecco. E slide successiva, nel frattempo, che non mi ricordo cosa. Perfetto. Ok. Allora, questa ufficialmente era la conclusione di questo nostro piccolo incontro. Però vedo che sono arrivate altre domande, quindi se per voi va bene, io andrei avanti. E confermo che all'Apex è bene che ogni candidato sia munito del proprio dispositivo per presentare il portfolio. Perfetto, allora confermate che come in altri eventi a cui abbiamo assistito, sì, arrivare e non avere dei tempi di latenza aiuta.
e vi dà anche molto più tempo per poter conversare con chi avete davanti. Gabriele dice tutto chiaro. Allora, il multicompetente. È possibile mandarti il portfolio per una valutazione per chi non può andare all'APIX? Certo che sì. Allora, i contatti sono quelli di Rapopanda. Se volete, possiamo anche lasciarvi i nostri personali. Ricky è proprio così, Ricky, CKY, ricky@therocketpanda.com e io sono filippo@therocketpanda.com. Vi basta prendere il sito internet, metterci davanti la persona e una chiocciola e trovate tutto. Se invece li mandate su Instagram, fatichiamo molto di più a darvi un tipo di feedback perché non siamo noi a rispondere, bensì è Valentina, che da quel punto di vista lì potrebbe girarcele oppure semplicemente ringraziarvi ma rimandarvi poi al sito internet dove è possibile fare candidatura. Secondo me per questa cosa ci scrivete esplicitamente ciao, siamo i ragazzi della call di Discord e di Shortcut e vogliamo un piccolo parere e a quel punto lì facciamo subito il collegamento. Allora, vi comunico che sono al 9% e Ricky ha preso il mio caricabatterie, quindi stiamo arrivando verso la fine. È riferita la call solo alla motion graphics o anche al 3D? Sono entrato da poco? No. Abbiamo parlato di portfolio review a tutto tondo e io ho un background nel 3D, proprio nella CGI, quindi con produzioni alla Rodeo FX piuttosto che alla MPC. E via dicendo. Quindi abbiamo parlato di portfolio in tutte le direzioni, sia motion che 3D e grandi produzioni. Azzardo una richiesta, se vi va un feedback sul mio portfolio? Certo, abbiamo già risposto. E Shortcut, sì, scusate. Matteo, giusto? Ok, puoi comunque mandarlo qua senza problemi. E ho dato consigli generali in tutti i campi, grazie mille. Perfetto. Dovremmo esserci e aver risposto a tutto quanto. Bene, allora, a questo punto colgo l'occasione per ringraziare sicuramente voi per aver organizzato questo bellissimo evento. È la prima volta che ci capitava di fare una chiacchierata su questa tematica, ci è piaciuta tanto, parlo anche per Ricky, ma soprattutto le persone che hanno invece partecipato anche molto attivamente l'hanno resa veramente una bellissima chiacchierata.